teatro è uno degli strumenti più espressivi e più utili per la formazione di un paese ed è il barometro che ne segna la grandezza o la decadenza. Il teatro è una scuola di pianto e di riso. È una tribuna libera, dove gli uomini possono mettere in evidenza morali vecchie o equivoche e spiegare con esempi vivi norme eterne del cuore e del sentimento umano. Arte soprattutto, arte nobilissima. E voi, cari attori, artisti soprattutto, artisti dalla testa ai piedi, dato che per amore e per vocazione siete entrati nel mondo finto e doloroso delle scene. So che la verità non la possiede chi dice oggi, 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 mangiando il pane vicino al fuoco, ma colui che serenamente guarda, lontano, la prima luce nell'alba della campagna. Io so che non ha ragione chi dice adesso, subito, con gli occhi fissi alle piccole fauci del botteghino, ma colui che dice domani, 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 e sente arrivare la nuova vita palpitante sul mondo. Federico García Lorca.